seminario è un po' particolare perché si svolge un anno in Italia e un anno in Cina. Questa è la terza edizione, la prima edizione è stata fatta a Villa Reale di Monza e a Milano, la seconda edizione a Pechino. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna, più che fortuna e privilegio, di celebrare, diciamo, l'apertura di questo palazzo con questa manifestazione che ha avuto un grosso successo da parte di, soprattutto dalla partecipazione di artisti molto importanti. Cosa succederà in futuro non lo sappiamo, perché è molto difficile, soprattutto perché la Cina non è un paese facile, è un paese molto lontano, un paese in continua trasformazione. Noi speriamo di aver seminato molto bene e di aver diciamo, contribuito all'amicizia fra queste due grandissime civiltà. I cinesi sono persone anche abbastanza riconoscenti sotto questo profilo. Oltre ad avere una grande ammirazione dell'Italia, hanno anche grande voglia di poter lavorare con noi. Quindi speriamo veramente di poter continuare l'anno prossimo, di fare una nuova edizione con nuovi temi, e speriamo di portare anche la città di Torino, portarla in maniera piuttosto forte, visto che è una città che si sta muovendo sul piano culturale in maniera molto, molto decisa, molto convincente. Quindi mi auguro che la prossima edizione si svolga ancora a Pechino, che è la città cinese dove la cultura è al massimo livello, e speriamo anche di portare tutti questi bravi artisti che hanno fatto anche queste performance, di portarli veramente a farli conoscere al mondo cinese. Grazie per la partecipazione. Thank you.
amico dopo questa importante, faticosa, ma davvero coinvolgente performance. 143 volte si sono genuflessi sulla cenere, adesso hanno le gambe veramente rovinate, non voglio farle vedere perché è abbastanza impressionante. Allora, adesso partendo in generale dai lavori che facciamo solitamente e non solo da questa performance, per noi la ripetizione è una cosa fondamentale proprio per questa cosa del pulire e togliere, perché quando arrivi a ripetere un'azione, come succede nelle performance o nel nostro caso anche nella video performance, arrivi a, per ovvie ragioni, per la fatica fisica di ripetere la stessa azione più volte, ad eliminare quella finzione che si ha nel momento in cui si decide di fare qualcosa davanti a delle persone, ed è solo la fatica a poter togliere la parte finta di un'azione. Il tema della Biennale Italia-Cina era l'elisir di lunga vita, cosa che noi abbiamo deciso di affrontare in maniera leggermente diversa, nel senso che siamo partiti pensando al fatto che oggi si può parlare di elisir di lunga vita, quindi di un concetto altamente spirituale, dato che il modo migliore per arrivare a una vita più giusta, più felice, più sana, quindi a una lunga vita, è l'interno, la spiritualità. E si può parlare di spiritualità oggi, quando la patria della spiritualità, quale il Tibet, è messa in ginocchio, come noi siamo stati messi in ginocchio per ricordare i 143 monaci che non sono vittime in realtà, perché loro coscienti del loro corpo, come noi in queste, in realtà in maniera molto minore, in questo caso siamo arrivati appunto a sanguinare facendoci male alle ginocchia, loro hanno deciso di darsi fuoco, felici di farlo, per dar voce alla loro necessità e a quanto sentivano forte la loro cultura e tradizione nei confronti del buddismo, che oggi appunto, come alcuni sanno, alcuni no, anche perché le informazioni su questa vicenda sono tenute abbastanza nascoste, cioè i telegiornali non ne parlano, si trovano in rete, il Dalai Lama in esilio e ai tibetani è proibito di professare il buddismo dalla dittatura cinese. Quindi la nostra riflessione era questa: se era giusto parlare di questa cosa in un momento storico come questo, e allo stesso tempo invece volevamo dare lunga vita, quindi memoria, a questi monaci che hanno deciso di sacrificarsi per quello in cui credono e quello che è la loro cultura. Sì, io sono ancora senza fiato a pensare, perché vederli per 143 volte cadere sono un po' così, anche perché a un certo punto eravamo tutti convinti che avrebbero smesso, no? Cioè, dopo la 70ª volta per noi abbiamo detto se ne vanno via, non ce la faccio più, non hanno resistito. Io volevo solo dire quanti anni avete, quanti anni hai? Io ne ho 22. 27. Bene. Allora, io quello che vi chiedo è, perché siete così estremi, soprattutto nell'area milanese, tu frequenti ancora l'Accademia, e quindi avete una forte incidenza sui giovani di 22-21 anni, no? Mi sembra che ti seguono moltissimo, sei abbastanza considerato anomalo, no? Nel panorama adesso di questa Milano che ha rifiutato un pochino la modernità della città, no? Io volevo chiedere a lei, che poi è una donna, ecco. E questa responsabilità sociale del ruolo dell'artista, da che cosa nasce? Cioè, voi non fate mai un'operazione che non sia in qualche modo profondamente indicativa del vostro stato d'animo, ma anche del coinvolgimento che ha per esempio la figura femminile della società, mi sembra. Ecco, come è maturata questa decisione comunque e questa responsabilità? Sì, per performance cercavamo di tirar fuori qualcosa di personale. In questa biennale abbiamo voluto invece parlare a livello del sociale, per cui è stata, diciamo, che un po' la prima volta per noi ad affrontare una cosa così ampia, che comunque penso che possa toccare tutti. Quindi secondo noi, insomma, niente, il corpo è quello che noi abbiamo ed è quello che ci è stato dato, quindi è giusto riuscire a trasmettere qualcosa facendo delle azioni, e ovviamente quando viene coinvolto anche una parte fisica dolorosa, penso che venga data forza comunque
a quello che si vuole dire. Io, se devo fare una sintesi poi di quello che è successo da ieri, dalle 14 ad oggi, devo dire che molti di questi artisti hanno lavorato sul concetto di corpo, ma in maniera completamente diversa. E anche questo è un esperimento interessante, vedere come quanti punti di vista noi persone abbiamo e sono tutti belli e interessanti solo se siamo in grado di apprezzarne la differenza. Perché in fondo quello che capiamo da queste mostre è che la cultura sta proprio nel confrontarci, non nel misurarci, oppure nel misurarci positivo, cioè nella differenza c'è la cultura, c'è il nostro sapere, c'è il nostro stare insieme. L'arte è innanzitutto movimento, non può essere staticità, perché la staticità è la morte dell'arte. La fine dell'arte è la fine di tutti i ragionamenti, di tutte le azioni, di tutte le possibilità che le persone hanno di essere tali. E quindi fossilizzare l'arte in un concetto, in un simulacro, è la fine dell'arte ma anche la fine della società. Per fare in modo che la società sia viva dobbiamo trasformarla in qualcosa di simbolico, non di simulacro. Il simbolo nella storia dell'arte è qualcosa di vivo, cioè lo trasformiamo tutti i minuti. Ecco allora che quel segno, che sia la croce, che sia una Madonna col bambino, che sia una donna col bambino, che sia una genuflessione, perché anche in questo caso è una genuflessione, se vogliamo rimettere insieme i tanti codici, ecco che allora tutte le volte che le reinterpretiamo rendiamo viva l'arte, ma rendendo viva l'arte rendiamo vivi anche noi stessi, la nostra testa, i nostri rapporti, la nostra vita.